una parte consistente della politica palermitana e nazionale lo vede un po' come il fumo negli occhi, perché aveva detto chiaramente, stava chiaramente ripetendo che non voleva fare sconti a nessuno, voleva affrontare la mafia nella sua globalità. E questo dava fastidio. Il fatto che avesse questi propositi inquietava un mucchio di gente. Di qui la terra bruciata intorno a lui, una sostanziale solitudine. Far conoscere l'impegno e la possibilità di sconfiggere la mafia è fondamentale per il futuro dei giovani e dei meno giovani. Per questo che Milano si è impegnata fortemente nel contrasto a qualsiasi tentativo di infiltrazione mafiosa. L'ha fatto con vari strumenti, con una commissione antimafia, con degli esperti antimafia che sono dei consulenti del sindaco proprio sui temi della lotta alla mafia. La forza della mafia non sta dentro la mafia, sta fuori dalla mafia. E certamente l'uccisione della Chiesa, come di tanti altri, non è solo legata ai giochi criminali mafiosi, ma a quella zona grigia che ben tutti conosciamo. Ecco, allora ucciso dalla violenza mafiosa, ma intrecciata con la violenza mafiosa qualche altra realtà. Come sempre succede, come di questi tempi che stiamo vivendo, sia pure con tutte le differenze, enormi differenze, per certi profili ritroviamo nell'inchiesta che riguarda le trattative Stato-mafia. Io ho una visione diversa della solitudine rispetto a quella che si è detto stasera. E credo che la sua intervista a Bocca, quando dice si uccide il potente quando è isolato, significasse proprio questo.